molti anni fa, nel mar degli affetti, due galeoni si incontrarono. Uno era il galeone dell'amicizia e l'altro dell'inimicizia. Un giorno che di Lince, la vedetta del galeone amicizia, ha visto una nave con una bandiera strana, nera, con un disegno di uno squalo. Occhio di Lince disse: metti i cannoni puntano il nostro galeone. Nave, nave, nave in vista! Oh, sono i pirati dell'inimicizia! E sul ponte si vede una bambina sciabola nera! Capitano senza dubbi che stava al timone gridò: sì, la vedo anch'io! Viaggiarono giorno e notte, e ancora viaggiarono e viaggiarono, e in amicizia continuò a seguire amicizia. Benda Bianca ebbe un'idea. Facciamoci seguire fino all'isola del tesoro. Capitano senza dubbio e la ciurma approvarono, loro non volevano combattere. E così fu, inimicizia seguì amicizia e assieme attraversarono l'intero oceano dell'affettività. Sciabola nera e il suo fedele aiutante, Camillo Pazzo, avevano sconfitto tante navi, ma mai il galeone amicizia. Forza, forza, veloci, non facciamoci prendere. Isola, isola, isola in vista. Il galeone amicizia ormeggiò e con le sciarruppe arrivarono all'isola d'affettosa. Camillo Pazzo l'intelligente prese la mappa del tesoro. Dieci passi avanti, superare lo scheletro, fare 20 strati sul tappeto, entrare nella grotta, lì cercate la X. Lesse le indicazioni forte del toro. Ad un tratto, a largo, la nave amicizia sparava e il capitano Sciabola attaccava subito da pettosa. La ciurma dell'amicizia trovò la X, ma mentre scavavano arrivò la ciurma dell'amicizia. Iniziarono a combattere tra di loro, ma basta, disse il fantasma dell'isola tappettosa. Basta, urlò ancora il fantasma. Subito la ciurma dell'amicizia si fermò, mentre quella dell'inimicizia continuò a colpire. Basta, altrimenti il tesoro sarà introvabile. Dovete essere amici per trovare il tesoro. Dovete unire le vostre forze. Eccolo, eccolo, prendiamo il tesoro. Presero il forziere e lo portarono a bordo dell'inimicizia. Lo aprirono tutti insieme e ad un tratto la bandiera dell'inimicizia si trasformò. Due mani unite presero il posto dello squalo. L'amicizia unì le due ciurme. Il mare dell'affettività si colorò di mille colori e un'onda fece avvicinare i due galeoni che si unirono formando un grandissimo galeone. Poi di più.